penultimo round con la rubrica proposta da Eco Vicentino e che ripercorre tutte le tappe di interesse dei nostri lettori nel corso del 2020. Il tempo da adottare è l'imperfetto, visto che eventi e notizie riguardano un arco di tempo distante meno di 2 mesi. Una notizia da catalogare correttamente di cronaca, ma anche una curiosità per il grande seguito che ha suscitato. La più letta in assoluto del mese e la seconda guardando al 2020 riguarda l'evasione fiscale di Colf e Badanti sull'altopiano dei 7 comuni, che ha totalizzato circa 60.000 click, travalicando i confini del Vicentino e del Veneto. A seguire in ordine di classifica la proroga di quello che è stato definito in più occasioni come mini lockdown nella zona ovest vicentino, a cui si è aggiunto nella seconda fase il comune di Recuaro Terme, e con una notizia di costume, una sfilata con ospite speciale avvenuta nel teatro comunale di Tiene, interdetto al pubblico e agli spettacoli a causa della pandemia. L'approfondimento proposto sulle 3 persone inghiottite nel nulla delle montagne vicentine nell'arco di 10 mesi trova ampio consenso tra i lettori. L'aggressione a un carabiniere di Schio da parte di un gruppo di stranieri è la notizia di cronaca più cliccata in Alto Vicentino.